Pescatori in rivolta a Viareggio, da mesi attendono il rimborso per il fermo biologico del 2013. Per domenica prossima annunciano che non rispetteranno la norma che impone lo stop. Scossa di terremoto di magnitudo 4.0, sisma con epicentro tra L'Abetone e Cutigliano alle 12.45 di questa domenica, scossa avvertita in Valle del Serchio e Piana di Lucca, nessun danno. Il 7 settembre del 1920 la tremenda scossa che devastò Garfagnana e Lunigiana. È morto Giorgio Marchetti, mondo della cultura toscana in lutto per l'improvvisa scomparsa dell'architetto e umorista lucchese, più conosciuto come Ettore Borzacchini. Il terzo settore chiede sostegno. Lucca ha ospitato il forum dedicato al futuro del volontariato, tra fiscalità agevolata e la riforma imminente del governo. Lo sport, il calcio, la lucchese e Spugna, Gubbio, i rossoneri vincono per 2-0 al Pietro Barbetti contro la formazione eugubina. In rete Nolè e Calcagni nel primo tempo. Real Forte Querceta scalda il motore ad una settimana dall'inizio del campionato. La squadra del presidente Mussi batte l'Amari in Coppa Italia. In campo anche le altre squadre della provincia, con l'unica eccezione del Viareggio. Bentrovati per questa nuova edizione del TG. Noi dunque apriamo con la protesta dei pescatori di Viareggio, che ormai da un anno attendono il rimborso per il fermo biologico del 2013. Anche domenica prossima non dovrebbero, secondo la norma, andare in mare, ma non ci stanno, sono pronti appunto a non rispettare ciò che prevede la legge. Vediamo il servizio di Roy Lepore. I pescatori viareggini sono esasperati e minacciano che se entro la prossima settimana non arriverà l'indennizzo barca per il fermo biologico del 2013 e la cassa integrazione in deroga per gli imbarcati per gli anni 2012 e 2013, un saldo di circa 4-5 mila euro a testa per i 50 pescherecci che costituiscono la flotta viareggina la più numerosa del Mar Tirreno, domenica prossima andranno in mare ugualmente, non rispettando il fermo pesca previsto per domenica 14. Si sono ritrovati in porto per prendere all'unanimità questa decisione. All'unanimità abbiamo deciso di andare in mare, non consegneremo i documenti se non arrivano i soldi, o modificano il fermo pesca, ce lo fanno far facoltativo. Perché è una marineria esasperata, è una marineria che dopo una stagione che abbiamo lavorato totale 20 giorni, a questo punto fermarci ora senza soldi, con le promesse, non ci fermiamo. I pescatori rischiano il fallimento, quindi intendono che lo Stato non sottovaluti questo problema, mantenga le promesse, perché in gioco ci sono davvero molte famiglie. Terremoto di magnitudo 4.0 alle 12.45 di questa domenica, con epicentro tra L'Abetone e Cutigliano. Non si sono registrati danni a cose e persone. La scossa si è verificata ad una profondità di 13 km, ha interessato il distretto sismico della Garfagnana ed è stata avvertita molto chiaramente dalla popolazione, sia nel Pistoiese che in Lucchesia e in tutta la provincia di Firenze. I vigili del fuoco hanno ricevuto molte chiamate. Il centro operativo comunale di Castelnuovo Garfagnana, situato dietro il palazzetto dello sport, è stato aperto per fare fronte a qualsiasi esigenza, ma come dicevamo non c'è stata alcuna segnalazione di danni. E la scossa di terremoto di questo 7 settembre ha riportato alla mente un dramma ben più grande. Il 7 settembre del 1920 una scossa di terremoto di magnitudo 6.6 della scala Richter colpì Garfagnana e Lunigiana alle 7.56 del mattino. Una scossa tremenda che mise in ginocchio molti paesi della Valle del Serchio. Tra i più colpiti vi fu Villa Colemandina, ma anche la vicina Lunigiana, soprattutto Fivizzano, subì danni enormi. Alla fine si contarono solo in Garfagnana 171 morti e 649 feriti. Per fortuna la storia è stata decisamente diversa in questo 7 settembre.
La cronaca, un uomo di 46 anni è ricoverato all'ospedale Cisanello di Pisa dopo la caduta da un'impalcatura. Il fatto è avvenuto nella mattinata di domenica a Segromigno. Secondo i primi accertamenti della Polizia Municipale di Capannori, l'uomo stava lavorando alla facciata di un'abitazione quando, per cause da accertare, è precipitato a terra da un'altezza di circa 5 metri. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 e, vista la gravità dei traumi, il medico ne ha deciso il trasferimento in elicottero a Cisanello. Spettacolare incidente a Camaiore in via Caravaggio. Poco dopo le 7 di domenica mattina, un giovane di 26 anni ha perso il controllo dell'auto ed è finito contro un palo della luce. Il palo è stato praticamente abbattuto. Il giovane, per fortuna, è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e il personale dell'Enel. Per consentire la rimozione del palo, la strada è rimasta chiusa per circa 2 ore. Movimentato sabato pomeriggio in pieno centro a Viareggio, un anziano è stato scippato della catenina d'oro da un uomo che è fuggito a piedi. Alcuni cittadini hanno assistito alla scena e hanno inseguito il malvivente che così dopo qualche decina di metri ha lasciato cadere il monile. La catenina è stata recuperata e riconsegnata al proprietario, mentre lo scippatore è riuscito a fuggire. Mondo della cultura e lutto per l'improvvisa scomparsa di Giorgio Marchetti, più noto come Ettore Borzacchini. Marchetti è mancato nel pomeriggio di questa domenica, aveva 71 anni, architetto, scrittore, umorista, con l'alias Ettore Borzacchini, aveva scritto il dizionario, il Borzacchini Universale, una fatica lessicografica in 4 volumi. Per anni è stato una delle firme di punta del Vernacoliere, collaboratore di Comics. Per 2 volte è stato vincitore del premio Satira di Forte dei Marmi. Ma Giorgio Marchetti è stato spesso protagonista dei programmi di Noi TV. L'ultimo, Effetto Versilia, vedete proprio alcune immagini dove ai microfoni di Fabrizio Dell'Aiuti durante questa estate in ogni puntata ci regalava la spiegazione di un aggettivo toscano. Dunque davvero una scomparsa che lascerà un vuoto importante, quella di Giorgio Marchetti. Adesso parliamo di volontariato, perché si è chiuso a Lucca un seminario durato 3 giorni, tutto dedicato al terzo settore. Il volontariato ha bisogno di sostegno perché la crisi si è fatta sentire anche qui. E questo è il messaggio arrivato dai 3 giorni organizzati ad Argliano dal Centro Nazionale per il Volontariato, dalla Fondazione Volontariato e Partecipazione, dal titolo L'essenziale è invisibile agli occhi. Volontari, formatori, giornalisti, comunicatori e operatori si sono confrontati sul futuro del terzo settore. Uno degli aspetti che preoccupa di più il sociale italiano è la fiscalità e proprio per questo è nato il movimento No Profit No IVA. Il presidente del CNV, Edoardo Patriarca, ha sottolineato l'importanza dell'imminente riforma prevista dal governo. Nei prossimi mesi discuteremo in Parlamento la legge delega sul terzo settore e anche questo è un passaggio di grandissimo valore, perché finalmente speriamo con questa legge delega questo mondo di cittadini impegnati, di cittadini speranzosi, mi si passi questo termine, possa agire ancora più efficacemente affinché questo Paese ritrovi il suo destino e la capacità di sperare ancora nei prossimi anni. Il seminario è stato chiuso da un incontro dal titolo Sguardi all'Europa e dall'Europa. Europa che tra l'altro sarà il tema di fondo dell'edizione 2015 del Festival del Volontariato in programma il prossimo aprile. L'eurodeputato Gianni Pittella ha promesso la costituzione di un intergruppo parlamentare dedicato al terzo settore da creare a Bruxelles, che tra gli obiettivi abbia l'abolizione della tassazione, ma non solo. Registro europeo del terzo settore, scambio delle buone pratiche, formazione professionale, migliore uso dei fondi strutturali, osservatorio europeo del terzo settore, perché il terzo settore merita. Questa è l'Italia che vale e dobbiamo portarla in Europa come best practice. Il presidente provinciale della CNA, Luca Poletti, interviene sulla questione del
Carnevale di Viareggio. Voglio esprimere il mio giudizio positivo in merito all'iniziativa presa dal presidente della regione Enrico Rossi sul Carnevale, dice Poletti. La CNA aveva auspicato e richiesto l'interessamento della regione con una lettera i primi di giugno in cui si chiedeva di aprire un tavolo sul futuro della manifestazione. Adesso, aggiunge Poletti, si tratta di dare corso a un cambio di passo. Ci spostiamo a Barga per parlare di arte e di una singolare iniziativa che ha unito la cittadina della Valle del Serchio con Livorno. In comune, dal punto di vista climatico e paesaggistico, hanno ben poco, ma tra Barga e Livorno c'è uno stretto legame artistico, oggi saldo più che mai. 12 pittori labronici hanno invaso le strade e le piazze di Barga per dipingere gli scorci più suggestivi della cittadina. L'idea è venuta qualche tempo fa a Riccardo Bertoni, ex olimpionico di tuffi livornese e barghigiano di adozione. Un'intuizione che è subito piaciuta al maestro Mario Madiai, grande pittore livornese che conosceva e già amava Barga. Tutto nasce dalla scuola di pittura Arcadia che abbiamo qua su Barga fondato e essendo io amico di Mario Madiai, grosso pittore livornese, e ho sfruttato questa amicizia con l'intenzione di portare i livornesi, i pittori livornesi, a dipingere i magnifici posti di Barga, perché Barga è una città d'arte che si merita questo e tanto di più. Insieme a Madiai altri 11 pittori, Roberto Pampana, Fiorenzo Luperini, Aldo Mazzi, Federico Cresci, Stefano Bottosso, Massimo Lomi, Biagio Chiesi, Paolo Paoletti, Raffaele De Rosa, Antonio Dinelli e Pierpaolo Macchia. Le opere saranno raccolte e costituiranno un museo realizzato dal Comune. Sarà una pinacoteca, diciamo, che ogni anno, almeno il pensiero è questo, sarà arricchita con altri quadri di altri pittori e io ho pensato di ogni anno di invitare una città diversa a dipingere Barga, per dire il prossimo anno potrebbe essere Pisa o Lucca o Firenze, in questo caso dovrei però rivolgermi a un critico di quelli che conoscono un po' tutti i pittori e farmi aiutare da lui, sperando che si possa proseguire per questo cammino che può essere interessante. Ricordatevi di non lasciarvi andare agli eccessi, così il sindaco di Monte Carlo, Vittorio Fantozzi, in una lettera aperta che ha deciso di scrivere dopo la segnalazione di alcuni cittadini che alcune notti fa, nel corso della festa del vino, hanno pizzicato una coppia che, complice l'alcol e un angolo poco illuminato, si era lasciata andare a delle effusioni amorose piuttosto spinte in pieno centro. Il sindaco ha deciso di scrivere una lettera aperta e piuttosto simpatica. Ricordatevi dunque di non lasciarvi andare agli eccessi, dice Fantozzi, di avere riguardo e attenzione a chi vi circonda, sia che siate in procinto di mettere mani al volante, sia che la passione amorosa travolga ogni vostro pudore, perché Monte Carlo è città del vino e città dell'amore, ma è anche e soprattutto città vostra. E adesso la nostra rubrica Telescopro che oggi ci porta alle porte di Lucca. Piante, erbacce, rovi, una vera boscaglia dove trovano rifugio topi e altri animali. È questa la situazione con cui devono convivere, ormai da 3 anni, gli abitanti della via di Tiglio nei pressi dell'acquedotto di San Filippo. Questo terreno era di un privato, ma nel 2011 è stato espropriato dal Comune di Lucca, che da quel momento in poi, raccontano i cittadini, lo ha lasciato in stato di abbandono. Nonostante numerose richieste, tutte regolarmente protocollate, in questi 3 anni nessuno è mai venuto a pulire. Sì, effettivamente abbiamo fatto tante richieste al Comune di Lucca, ma purtroppo ci siamo sempre scontrati con questo muro di gomma che è l'amministrazione comunale e non siamo mai arrivati a niente, nonostante che la cosa stia peggiorando perché è diventata ormai una boscaglia e la boscaglia poi comporta rifugio di tanti animali. Serpi, topi più o meno grandi, volpi viste personalmente e quant'altro. E quindi ritengo che sia anche una questione igienico-sanitaria e per questo chiediamo all'amministrazione comunale di intervenire.
E a proposito di ambiente, le guardie ecozoofile dell'Ampana di Lucca hanno individuato nei pressi della cava dismessa di Sesto di Moriano una discarica di 50 lastre di Eternit. Il materiale, visto che la vecchia strada provinciale che passa dalla cava non è molto trafficata, è stato scaricato tranquillamente bordo strada da qualche scriteriato. E vediamo nella foto proprio le lastre di Eternit. Chiudiamo qui la prima parte del TG Noi, una breve pausa pubblicitaria e poi ancora insieme per la pagina sportiva in primo piano, la Lucchese.